Dopo i dubbi di Banca Italia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui numeri della crescita allo 0,8% invece dell'1% ipotizzato dal governo, la parola nel pomeriggio passa al ministro dell'Economia Giorgetti in audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. L'obiettivo del titolare del Dicastero di Via 20 Settembre resta sempre quello di trovare le risorse necessarie, circa 8-10 miliardi, per approntare una legge di bilancio di circa 24 miliardi. Ma dove trovare i soldi? Si parte come sempre dal contrasto all'evasione fiscale, quindi meno tasse per chi lavora e un aumento per chi ne approfitta, multinazionali e banche. Le opposizioni invece non ci credono e attaccano il governo per una politica economica tutta concentrata sull'aumento delle tasse. Resta sul campo anche qui quella che riguarda le sigarette. Altro tema di scontro politico riguarda l'elezione del giudice costituzionale mancante da parte del Parlamento. La maggioranza appunta al consigliere giuridico di Palazzo Chigi, Francesco Saverio Marini, ma le opposizioni sono pronte all'Aventino e accusano la Premier Meloni di scelta inopportuna e di conflitto di interessi, in quanto Marini sarebbe il padre del premierato.